Ogni mattina è una giornata intera che riceviamo. Non vi è nulla di troppo e nulla di non abbastanza. Nulla di indifferente e nulla di inutile. È un capolavoro. Buongiorno a tutti, oggi arriverò a Redondela dove i cammini della costa e quello centrale si uniscono. Questa mattina il percorso è un po' brutto, veramente la prima parte, la prima ora è stata carina, ho camminato nei boschi e la seconda ora lungo tutta questa interminabile zona industriale. Oh! Questo tipo di passerelle le conosco. Un caffè ci voleva proprio. Cento chilometri a Santiago. Buon cammino. Questa mattina faceva abbastanza freschetto, ma ora, dopo 4 ore di cammino, comincia decisamente a riscaldare. Oggi sto incontrando tantissimi pellegrini. Le cittadine che sto attraversando sono una più bella dell'altra, da Barcelinos, Barcelos, Ponte de Lima, Tui, bellissime. Ciao! Ed eccomi nuovamente a Redondela, dove la variante della costa e il cammino interno si uniscono. Strana e bella sensazione ritrovarmi di nuovo in questa splendida città. Nel cammino precedente andai avanti, oggi mi fermerò qui. Davanti all'albergo di Redondela e ho dovuto fare una corsa contro il tempo, sono riuscito ad accaparrarmi praticamente l'ultimo posto. Questo ostello può ospitare 35 persone e praticamente sono arrivato 35esimo. Buenos días.
Da queste parti non guardiamo all'indietro per molto tempo, ma continuiamo ad andare avanti, aprendo nuove porte e facendo cose nuove, perché siamo curiosi. E la curiosità ci guida sempre verso nuovi percorsi. La compagnia nel frattempo si è arricchita di un nuovo elemento, proveniente dal Cammino della Costa, conosciuto a Redondela, Davide da Napoli. Giorgio invece è da qualche parte davanti a noi. Buongiorno a tutti, la tappa di oggi è Pontevedra, una ventina di chilometri. Sempre avanti. Sì. Siamo arrivati all'ostello di Pontevedra, aspettiamo che apra. Oggi ci cuciniamo in ostello. Come se l'avessi fatto. Buon appetito. Ho appena finito di pranzare con dei ragazzi, veramente molto in gamba. Volevamo anche fare un giro al centro, ma in questo momento sta piovendo. E se non sarà possibile, ci vediamo direttamente domani.